Salve a tutti, il kart è pronto per accogliere il motore. Iniziamo col dire che questa è una staffa praticamente artigianale, con alcune modifiche ho cercato di migliorare l'appoggio presso i tubi del telaio. Per chi non conosce come siano ancorati i motori nei kart, e lo vedremo successivamente, ma comunque ci sono questi supporti con questi semicerchi che si accoppiano con i tubi e permettono un montaggio rigido. Appunto perché rigido è abbastanza critico. Non è una parte da sottovalutare, anche perché nel due tempi, specialmente nel nostro caso abbiamo un pistone di una cilindrata che supera i 125, quindi problematiche maggiori. Le vibrazioni sono un aspetto fondamentale. Quindi, se il motore non sarà fissato bene, se si creano vibrazioni eccessive, il tutto provocherà o dei surriscaldamenti oppure comunque delle perdite di potenza per vibrazioni e delle rotture, come è capitato al meccanico che ha montato questo motore sulla Mito, non utilizzando il terzo attacco che c'è nel telaio UMX. Rispetto agli scorsi video, ho lavorato anche sul leveraggio del cambio e ho montato un pignone da 16 denti che sarà una buona base per poi gestire tramite le varie corone che ho a disposizione, comporrò i rapporti per a seconda della pista. L'unico pignone che posso montare adesso su questo motore è quello da 16 denti, ma direi che abbiamo 3 o 4 opzioni. Questa è la leva del cambio, poi abbiamo il leveraggio inferiore con lo snodo. E poi qua più o meno ci troveremo con l'altro snodo che sarà collegato alla leva che abbiamo realizzato. Adesso proviamo a montare il motore sulla staffa. Rimarranno da costruire dei distanziali utilizzando questo alluminio, perché qua vedrete che c'è una distanza tra i perni anteriori del motore e questa parte centrale di supporto. Questa parte qui sarà sicuramente un po' dura da inserire, poi per il resto adesso ce ne accorgiamo. Per adesso poggiamo il dado senza stringere e posizioniamo la parte anteriore. Il motore adesso è in posizione, mancano le viti di fissaggio, ma soprattutto per completare dobbiamo realizzare due distanziali che andranno a occupare lo spazio che rimane con la staffa. Purtroppo questo è stato dovuto a un miglior appoggio per la saldatura di questi braccetti. E abbiamo 14 e mezzo per quello lato interno, dal kart intendo lato interno, mentre l'altro
L'altro invece misura 8 e mezzo. Ho diviso i due pezzi grezzi. Adesso li mettiamo sul mandrino e li lavoro alla misura che abbiamo definito. La procedura è molto semplice. Si sfaccetta prima una faccia, che adesso è quella che è dietro, si rimonta sul mandrino, si vede che la faccia gira perfettamente in piano. E poi si tolgono l'ammontare in millimetri per arrivare alla quota e si misura col calibro semplicemente. La procedura è poi la stessa sempre per entrambi i pezzi. Adesso questo sembra a misura. Andiamo a vedere subito. Ecco. I due pezzi sono pronti, resta solo da effettuare la svasatura, io la faccio a mano e adesso li montiamo. Montaggio classico, vite, rondelle e dadi. Adesso ho accostato i fissaggi anteriori, adesso passiamo a quelli centrali. Abbiamo montato anche il fissaggio inferiore, adesso possiamo stringere tutto. Possiamo appoggiare il motore sul telaio e vediamo se ci sono già da subito delle sorprese. Allora. Sembra che tutto vada bene, invece no, perché abbiamo la leva che risultando un po' allungata va a interferire con la trave del telaio, in questa diagonale. Vediamo se adesso con questa leva rispetto all'altra riusciamo a appoggiare il motore sul telaio. Bene, direi che questa volta ce l'abbiamo fatta. Abbiamo il motore in slitta e quindi adesso possiamo cominciare a pensare a tutto il layout, diciamo, del motore sul telaio, quindi impianto di raffreddamento, ma soprattutto cominciamo da corona e pignone, allineamento. E lunghezza della catena che sicuramente è diversa dal TM che c'era montato prima, e man mano
andiamo completando il kart. Il silenziatore, questo era del TMK2, ho provato a girarlo nel senso della nuova marmitta che nel frattempo ho provveduto a verniciare. Ho trovato silenziatore, poi tratteremo l'argomento durante il montaggio. Comunque, intanto giusto un appunto, è il silenziatore di un Kagiwa 250 da cross dell'85 credo, adesso non saprei di preciso. Comunque si accoppia perfettamente perché come diametro è superiore a quello del 125, lo devo ancora misurare, ma sarà sui 25-26. Quindi toglieremo il silenziatore da kart probabilmente. Adesso metto gli ancoraggi inferiori. Per oggi è tutto, alla prossima.